Le immagini catturano le fiamme causate dall'impatto. Le autorità ucraine indagano sullo schianto dell'elicottero caduto questa mattina su una scuola materna alla periferia di Kiev. Almeno 16 morti e 25 feriti, ad insospettire gli inquirenti il fatto che a bordo vi fossero tra 6 funzionari il ministro dell'interno ucraino Denis Monastirsky, il suo primo vice Yevgeny Yenin e il segretario del ministero Yuri Lubrovikis. Tutti rimasti uccisi, 3 bambini dell'asilo colpito sono deceduti. Denis Monastirsky, 43 anni, avvocato e il primo ministro del governo ucraino a perdere la vita dall'inizio dell'invasione russa. Responsabile della polizia e della sicurezza nel paese, ha gestito le operazioni dei servizi di emergenza. Si lavora su diverse piste, ma non vi sono indicazioni al momento di un atto deliberato. È una tragica perdita di vite umane e finora non ci sono prove di altro che non un tragico incidente, ha affermato il ministro della difesa britannico, Ben Wallace. Una giornata orribile per l'Ucraina, ha dichiarato il presidente Zelensky. Vicinanza dalla politica internazionale, cordoglio a nome dell'Italia è stato espresso in un messaggio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma Putin è tornato subito all'attacco durante una visita ad una fabbrica di armi a San Pietroburgo. Non ci sono dubbi, ha dichiarato, sulla vittoria russa.